Benvenuti a questa nuova puntata. Parliamo di economia e di finanza e lo facciamo con Luca Serleto. Come stai, Luca? Ciao Leo, tutto bene, grazie. Allora, Luca, visto che tu questi argomenti li tratti a livello nazionale, ci fai un po' di chiarezza su qual è la differenza tra economia e finanza? Esatto, allora, prima di fare diciamo un po' di chiarezza, è bene dire che questo è un tema che dovrebbero approfondire tutti perché è qualcosa che è nella nostra vita almeno per il 99% del tempo. Quindi iniziando a capire qual è la differenza possiamo migliorare notevolmente il livello appunto della nostra vita, non solo sotto l'aspetto finanziario ma anche ad altri livelli. Per andare nello specifico, l'economia studia come le società producono, consumano, distribuiscono le varie risorse limitate, come per esempio la terra, il lavoro e il capitale. E l'economia diciamo che si preoccupa anche della creazione, della distribuzione della ricchezza, dei prezzi e dei beni o dei servizi, delle politiche fiscali e monetarie della macroeconomia, mentre la finanza si concentra più sull'utilizzo delle risorse finanziarie per creare valore. E la finanza è un campo di studio che si occupa prevalentemente di investimenti, gestione del rischio e valutazione delle attività finanziarie. In sintesi, l'economia possiamo dire che è una scienza sociale che si concentra sulla produzione, la distribuzione e il consumo dei beni. Quindi si occupa di creare in sintesi la domanda e l'offerta, mentre la finanza è una disciplina che si occupa dell'utilizzo delle risorse finanziarie per creare valore. Allora, detto questa breve premessa, noi sicuramente come individui possiamo impattare sulla finanza, non tanto sull'economia, perché quella non dipende da noi. Una cosa che dobbiamo sapere è che anche se vengono immessi soldi o dati soldi alle aziende, se il consumatore non ha liquidità e non ha soldi, l'azienda può avere tutti i soldi del mondo, produrre tutti i prodotti e servizi del mondo, ma non c'è nessuno che li compra. Quindi, come si fa a impattare questo prevalentemente? Bisogna iniziare a studiare e comprendere come noi nel nostro quotidiano possiamo impattare nella nostra finanza. Prevalentemente questo non è dedicato a chi ha tanti soldi e mentre chi ne ha meno, questa cosa qui non gli serve sapere. Perché anche solo la gestione delle proprie finanze nel quotidiano, nelle spese quotidiane, esempio banalissimo, nella maggior parte dei casi le persone si fanno un mutuo per comprare, la proprietà. E quindi soprattutto il popolo italiano è un popolo dove ha tante proprietà. Diciamo che questo a livello di gestione finanziaria nel breve e anche nel medio lungo è un grandissimo errore perché se io mi faccio un mutuo e in 20 anni vado a perdere degli interessi che non riesco a generare con le mie prime entrate che possono essere ad esempio il mio lavoro, sì, è vero che dopo 20-30 anni mi ritroverò una casa, ma potenzialmente avrò fatto più perdite che guadagni, perché in 20 anni, soprattutto in una situazione come quella che abbiamo oggi, la casa magari può valere anche 20-30% in meno. Basta vedere, esempio, con la perdita che abbiamo già trattato del potere di acquisto con l'euro, che l'euro praticamente negli ultimi 2 anni ha perso circa un 18-20%, questi sono dati aggiornati, più mettendoci l'inflazione, che indicativamente siamo intorno al 10%, vuol dire che noi negli ultimi 2 anni perdiamo su tutto quello che facciamo il 30%. Se poi ci mettiamo anche un interesse sopra che dobbiamo pagare un finanziamento per un passivo, allora diventa la cosa ancora più complicata. Perché dico un passivo? Perché è vero che anche se ho la casa di proprietà, ho un bene che è mio, ma tutti gli anni questa casa mi produce un passivo perché ovviamente ha delle spese di gestione, di manutenzione, piuttosto che IMU, piuttosto che tutta una serie di altre cose che possono verificarsi nel tempo. Esempio banale, nell'arco della mia vita, in un periodo specifico, le cose stanno andando benissimo, guadagno magari molti, molti soldi e vado a prendermi una casa che magari costa 1 milione, 1 milione e mezzo, 2 milioni. La pago con il mutuo, pagherò, non so, 6, 7, 8 mila euro al mese, però una casa di queste dimensioni, magari avendo del terreno, tutta una serie di cose, ha una gestione mensile di 4-5 mila euro al mese, che magari ha bisogno anche dentro di domestici, piuttosto che tutta una serie di altre cose. Adesso sto facendo un esempio molto grande per far capire l'entità di questa cosa. Tra 20 anni noi non sapremo, non possiamo sapere per certo le cose a livello finanziario come andranno. Quindi,
la prima cosa che noi in teoria dovremmo fare non è quella di immobilizzare il nostro denaro, ma cercare di avere più rendite, più entrate indipendenti dalla nostra attività di lavoro. E possono essere tantissime cose. Così che nel momento in cui io vado a fare un passo, vado a mettere dei passivi nella mia vita e ho più entrate, allora in quel momento lì, nel caso dovesse la prima entrata o la seconda entrata essere annullata o essere limitata per tutta una serie di condizioni che a tutti possono verificarsi, allora in quel caso lì avrò le altre entrate che possono sostenere il mio stile o tenore di vita, in questo caso dell'esempio della casa. Un altro esempio velocissimo che faccio è quello dell'auto, cioè l'auto è un passivo, quindi noi quando ci compriamo un'auto, esempio, se io sono un imprenditore, la macchina la uso anche per lavorare, quindi è vero che la macchina è un passivo, ma è anche un bene che mi permette di fare, di posizionare il mio brand, piuttosto che di andare dai clienti, piuttosto che fare un'altra cosa. Quindi l'ammortamento di un imprenditore della macchina è diverso dall'ammortamento che è un privato, cioè io come imprenditore la uso per lavorare. Una persona privata, se compra una macchina di un valore troppo alto rispetto all'utilizzo che deve fare, allora lì diventa una grande perdita, in 3-4 anni magari perderà più del 50%. Allora, bene o male, tutti oggi abbiamo un telefono che va da 800 a 1500 euro, indicativamente. Per cosa viene utilizzato? Per guardare social network, per fare una telefonata, piuttosto che mandare... Per i selfie anche. Per i selfie, per tutte queste cose qui, che ci stanno benissimo, ma capite che il valore di uno strumento che costa 800 a 1500 euro viene utilizzato per cose che non hanno un ammortamento su quel valore, allora è un passivo pesante. Poi tra l'altro con le mode ogni anno e mezzo il telefono va cambiato, perché cambia la telecamera, perché cambia quello, perché cambia l'altro. È chiaro che un imprenditore può comprarsi un telefono all'anno o una telecamera all'anno o uno strumento che gli serve per aumentare, diciamo, la profittabilità del proprio business, ma un privato che e questo è un esempio banalissimo, cambia il telefono da 1000 a 1500 euro ogni anno e mezzo, semplicemente per guardare social network e farsi le foto o fare una telefonata, capite che quel passivo nel tempo, magari in 10 anni si investe nel telefono, esempio 8-10 mila euro, perché i dati sono più o meno questi, sono soldi persi, quando magari con un dipendente guadagni anche 1500-2000 euro, capite quanti soldi perde rispetto alle proprie entrate. Quindi iniziare anche a parametrare queste spese e limitare le spese che non servono, o se dico bene, mi compro un telefono performante, ma con questo telefono, dato che ha tantissime funzionalità che possono portarmi degli introiti o comunque dei vantaggi, imparo e vado a sfruttarli. Allora in quel caso lì il telefono può essere una cosa profittevole e sostenibile. Cioè sono piccole cose che nel lungo periodo, negli anni, sono tanti soldi. Cioè in 30 anni di vita, se facciamo il conto sui telefoni, potenzialmente spendiamo 30.000 euro. Cioè con 30.000 euro nell'arco della vita una persona magari non riesce mai a metterseli da parte con i costi che abbiamo oggi, con l'inflazione, praticamente gli stipendi, prevalentemente parlo di Milano, cioè una persona che lavora e vive a Milano deve almeno guadagnare 4-5 mila euro, perché capite che un monolocale in affitto costa dai 700 ai 1200 in base a dove lo vai a prendere, poi uno deve mangiare, deve muoversi e quant'altro, senza fare chissà che cosa, se non guadagni 2000-2500 euro non puoi nemmeno uscire di casa e non ha nemmeno senso lavorare a Milano con questi costi. Capite che iniziare a risparmiare e non avere dei costi che non servono può iniziare a diventare nel medio e lungo periodo un fondo cassa che poi ci può permettere di fare tutta una serie di altre cose. Ecco Luca, chiaramente sottolineiamo che tu mi parli di una realtà molto effervescente come Milano e appunto in Italia, e quindi sono parametri che comunque si vanno a scalare, ma ripetono un po' in tutto il nostro territorio. Una persona che vuole magari iniziare ad avere questa consapevolezza, ma che giustamente non sono tutti ambiti, in alcuni casi ci sono anche dei tabù su queste tematiche, come si fa a iniziare un po' a imparare a gestire il denaro? Allora, la prima cosa che posso dire sicuramente è quello di sapere di non sapere, cioè
sappiamo che ci manca qualcosa, anche questo è avere un'informazione. Cioè, nel momento in cui so io quello che mi manca, so quello che mi serve per andare a cercare. Allora, io dico sempre che le persone dovrebbero mettersi un obiettivo. E un obiettivo non è quello di dire, esempio, voglio diventare ricco o voglio dimagrire, perché non è un obiettivo. Esempio, voglio perdere 3 kg al mese, è un obiettivo perché è misurabile e quantificabile. Ovviamente poi bisogna vedere in base a questa misura, tra misura e tempo, se questa cosa si può realizzare nella nostra vita. Se dico voglio perdere 15 kg in un mese, non è reale. Quindi avere una misura, esatto, avere una misura un tempo ci permette di fare tutta una serie di cose per iniziare a ridurre questo gap. E questo deve essere fatto in prima battuta in termini di informazione, perché soprattutto con la parte finanziaria, ogni volta che noi deleghiamo un pezzettino di finanza agli altri, è una responsabilità che noi ci togliamo. E noi dobbiamo iniziare, almeno per quello che ci riguarda direttamente, a prenderci delle responsabilità e comprendere quello che facciamo. Questo è il primo consiglio che posso dare. Quindi, secondo me, il più grande investimento è quello di investire sulla propria formazione e poi da quello trarre tutta una serie di cose che ci possono servire per diminuire questi gap di conoscenze, poi che si traduce in termini di guadagno o di più liquidità o tutta una serie di altre cose. Luca, condivido qua il tuo sito internet per quelli che saranno interessati a capire un po' meglio. È una tematica bella, complessa. Noi cerchiamo in questo spazio televisivo di aprire un pochino la coscienza, no? Quantomeno di dire i soldi bisogna saperli gestire. Esatto, almeno i propri, perché è inutile che lavoriamo tantissime ore al giorno, a settimana, corriamo sempre dietro a qualcosa che poi non riusciamo a gestire. Quindi sarebbe molto più semplice lavorare meno, ma imparare a gestire quello che abbiamo. Una volta che siamo pronti a gestire, allora fare magari qualcosa in più per incrementare, in questo caso, il proprio patrimonio o la propria sostenibilità finanziaria. Luca, grazie mille di aver partecipato e di tutte le informazioni che ci hai dato. Grazie a te, Leo. Se siete davanti alla TV, mi raccomando, rimanete lì sintonizzati. Se siete sul web, commentate e condividete. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Benvenuti a questa nuova puntata. Oggi continuiamo a parlare di economia. Lo facciamo con un visionario, il nostro Luca Serleto. Come stai, Luca? Ciao, Leo. Tutto bene? Grazie. Allora, innanzitutto voglio sottolineare che Luca, dove sei in questo momento? In che parte dell'Italia sei? A Milano. Benissimo, quindi sei un osservatore privilegiato di quanto succede proprio in una dei luoghi più effervescenti, no, per l'economia italiana. Luca, questa nuova economia che stiamo già vedendo, più che nuova, è quasi presente. E come ci si difende, come ci si muove in questo nuovo scenario? Allora, prima di tutto definiamo questa nuova economia, questa nuova finanza. Allora, prevalentemente, senza andare in prodotti finanziari e nella finanza, diciamo, online, di grafici e quant'altro, capiamo un attimino cosa succede anche a livello quotidiano. Ma vedete, il primo esempio più semplice che posso fare è quello dell'attività lavorativa. Vedete che magari 5 anni fa, 6 anni fa, 10 anni fa, si conosceva solo un modello di lavoro, un paio di modelli di lavoro, quello di vado a dare del mio tempo per sviluppare delle cose, dei beni o dei servizi e vengo pagato in base alla mia professionalità. Oggi, come potete vedere, esempio, con il lavoro dell'influencer, TikTok, piuttosto che OnlyFans e quant'altro, cioè questo paradigma è stato completamente sradicato, perché basta aprirsi è sbagliato da dire, ma sto banalizzando troppo perché comunque poi richiede anche molto tempo. Comunque vado a fare un'attività online, in questo caso specifico dell'influencer, ho delle potenzialità di guadagno 20, 30, 40, 50 volte superiori rispetto a quelle delle attività tradizionali. Quindi potenzialmente oggi anche fare un'attività online, oltre ad essere complicato come gli altri lavori, però hai delle potenzialità di guadagno completamente diverse. Questo perché con i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione a livello tecnologico riusciamo ad raggiungere un pubblico molto molto più vasto. È chiaro che non tutti possono fare attività online non tutti possono fare attività tra virgolette offline e tradizionali. Qual è l'equilibrio in questi ambiti?
è quello di, come dicevamo anche nelle scorse puntate, imparare a gestire la propria parte finanziaria. Perché prima di andare a vedere il lavoro che noi andiamo a fare o comunque l'economia e la finanza in cui, in modo in cui impatta la nostra vita, dobbiamo capire che cosa sta succedendo là fuori. Esempio, abbiamo, come abbiamo detto, problemi di inflazione, problemi di perdita di potere di acquisto, abbiamo crisi energetiche, abbiamo problemi con la guerra, ci sono stati problemi sanitari, sono stati tutta una serie di problemi che hanno impattato in maniera molto pesante nelle nostre vite. È chiaro che prima di tutto dobbiamo, se abbiamo della liquidità, iniziare a conoscere i nuovi prodotti che possono aiutarci a velocizzare questo processo di acquisizione di liquidità, che poi possiamo investire o nelle nostre attività o mettere da parte come sostentamento nella nostra vita. Normalmente velocità e guadagno non vanno per niente d'accordo, questo è bene dirlo. Però come si fa a fare questo? Si fa prendendo informazione e formandosi negli ambiti specifici che ci interessa. Una cosa molto importante è che ovviamente per andare a utilizzare strumenti finanziari dobbiamo affidarci a consulenti esperti, iscritti all'albo e quant'altro, ma anche se ci affidiamo a consulenti esperti non è detto che abbiamo il risultato, perché nella maggior parte dei casi i consulenti tradizionali sono dei venditori di prodotto, non conoscono il prodotto in sé e non conoscono i potenziali scenari, perché ovviamente sono dei venditori. Quindi non sto dicendo di abbandonare il vecchio sistema, ma sto semplicemente dicendo di, rispetto a quello che noi vogliamo fare nella nostra vita, è più semplice prendere l'informazione che ci serve per andare a gestire i soldi e gli incassi che noi abbiamo che andare a cambiare completamente lavoro piuttosto che lanciarsi in un'attività online. Lo so che oggi sembra tutto molto semplice, col trading si guadagna di qua, con posto le foto e si guadagnano milioni di qua, faccio il TikToker e quant'altro, ma ricordate che non esistono i guadagni facili, ogni lavoro, ogni professione richiede grandissima consapevolezza e informazione. Quindi il più grande prodotto, secondo me, che una persona può comprare è quello di acquisire una competenza specifica e piano piano iniziare a gestire le proprie risorse. Quindi una parte inizialmente andiamo a delegarla fino a che arriviamo al punto di essere o totalmente o parzialmente indipendenti sulle nostre scelte a livello finanziario. È brutto da dire, ma i soldi, il denaro è presente sin da quando nasciamo nella nostra vita sino all'ultimo giorno della nostra morte. Quindi quando nasciamo abbiamo bisogno di dei soldi per comunque nascere, mangiare, crescere e quant'altro. Quando moriamo abbiamo bisogno di qualcuno che ci paghi il funerale o tutta una serie di altre cose. Quindi noi nasciamo con questi principi che, a mio modo di vedere, non sono dei principi belli collegati al denaro, ma un giorno magari ci sarà un mondo felice senza il denaro, ma oggi dobbiamo imparare ad averci a che fare. Da quando siamo nati, arrivati a un certo punto della nostra vita, ci hanno sempre detto che il denaro non è qualcosa che dobbiamo gestire noi, ma dobbiamo delegarlo agli altri, purtroppo non, gli altri non possono portare risultati nella nostra vita. Quindi la cosa importante per affrontare questa nuova economia, questa nuova finanza, è quello di prendere la consapevolezza della nostra vita rispetto a quello che sta succedendo, ma non a livello globale, a livello del nostro quotidiano e dei nostri obiettivi, perché quello che accade nella mia vita è diverso da quello che accade nella vita di Leo, diverso che accade nella vita di altre persone. Quindi capiamo qual è la sfera della nostra vita, vediamo cosa vogliamo migliorare, e come dicevamo, anche sapere di non sapere vuol dire che sappiamo quello che ci manca. Esatto, e quindi sulla base di questi presupposti, questi parametri, andiamo a scegliere la linea specifica. Lo so che non è facile vedere sul web continuamente essere martellati da pubblicità o persone che sono potenzialmente ricche e quant'altro, ma questo nella maggior parte dei casi è finto, non c'è, perché la ricchezza, che sia in termini monetari che sia in termini di conoscenza, si costruisce un gradino alla volta. Quindi non esiste guadagni facili o acquisizione di informazioni istantanea dalla sera alla mattina uno diventa bravo. Ma io una cosa che dico sempre quando faccio i corsi ai miei corsisti è che se voi dedicate mezz'ora, un'ora al giorno per tutto l'anno, sono 365 ore di studio, di acquisizione di informazione. Fatevi un esempio nella vostra vita, cioè quante ore all'anno voi studiate, dedicate allo studio e alla ricerca?
e vedete la differenza tra 365 ore e le ore che voi fate nella vostra vita. Normalmente, dalle ricerche che ho fatto io, una persona studia forse 3 ore all'anno. Cioè, capite? 3 ore rispetto a 365, che gap. Cioè, in un anno uno diventa totalmente un'altra persona. Esatto. E poi, Luca, importante, ci tengo, lo hai già fatto, ma è molto bello questo messaggio che in televisione è importante sottolineare, e che non esistono i guadagni facili che spesso vengono ostentati da mille personaggi che si possono trovare in rete cercando, e non, perché a volte ci sono proprio delle sponsorizzate, quindi compaiono a prescindere e tentano di farci paragonare la nostra vita quotidiana a una vita di successo, magari con un automatismo. Faccio un esempio banale, ma purtroppo ci sono di questi esempi. Tu hai sottolineato l'importanza di avere consapevolezza e un percorso di formazione che è rivolta a dare la responsabilità alla propria persona del proprio successo, in questo caso in ambito monetario economico, ma che poi una consapevolezza del genere ti porta ad avere successo anche in altri ambiti, inevitabilmente. Esatto, e questo discorso non si applica solo al guadagno, ma si applica anche a diciamo, i nuovi scenari. Io vedo molto spesso in televisione che si parla delle criptovalute e si estremizza sempre, cioè si fa tutta di un'erba un fascio. Cioè le stesse persone che non hanno conoscenza di criptovalute, che loro in primis nella vita non lo fanno, sono allo stesso livello di quelli che promuovono, fanno vedere una finta ricchezza o dei finti risultati nella loro vita. Questo perché la cosa più semplice, basterebbe che tutti fanno vedere solo quello che sono capaci di fare. Questa è la cosa, secondo me, essenziale. Se uno fa vedere quello che è capace di fare e fa vedere la sua verità, non ci può essere nessun errore, nessun sbaglio. Quando si inizia a fare appunto di tutto nel buon fascio, esempio, trading online è una truffa? No, il trading online non è una truffa. La tecnologia della blockchain piuttosto che altre cose è una truffa? No, non è una truffa, ma dipende sempre chi la va a utilizzare. Cioè la tecnologia è imparziale, non è né buona né cattiva. Il trading online non è né buono né cattivo. Le criptovalute piuttosto che altri strumenti finanziari non è che sono buoni o cattivi, sono sempre rispecchiate rispetto alla propria consapevolezza. Quindi se ognuno fa vedere quello che è capace di fare, penso che le cose possono solo che migliorare. Luca, grazie mille di tutta l'informazione che ci hai dato. Io ho condiviso il tuo gruppo Facebook, anche il tuo sito, quindi per quelli più interessati a queste tematiche so che sanno dove trovarti, insomma. Bene, grazie Leo. Se siete davanti alla TV rimanete lì sintonizzati, se siete sul web commentate e condividete. Noi ci vediamo nella prossima puntata.